Buongiorno ragazzi, eccoci qua di nuovo tutti insieme per una nuova recensione. Oggi abbiamo sotto le mani un bel Masada marchio AEK, così è come ci arriva a casa noi. Eccolo qua, il nostro unboxing, guardate qua, stupendo, bello, a chi piace, per me è bellissimo. Allora, il nostro fucile si presenta in questo modo, colorazione tan o nera a scelta, pusci parte calcio, paramano plastica ABS, parte superiore del RIS in metallo, canne in metallo, spegnifiamma per fortuna in metallo, internamente se lo vedete è leggermente rosso. Questo è la nostra ASG. La ASG si prende in questo modo. Allora, hop up, levo di armamento, l'hop up rimane aperto, possiamo regolarlo internamente qui. Diciamo che è simile tra un M4 e una K, la relazione avanti e indietro, come vedete. Premendo questi tastini, noi possiamo chiudere l'hop up. Diciamo abbastanza comodo per la regolazione, senza dover sempre tenere la leva di armamento in tensione. Tastino per sgancio rapido del caricatore, da ambo le parti. Per cui, siete destri o mancini, avete sia il tastino per il caricatore da ambo le parti, sia il selettore da ambo le parti. Diciamo che è abbastanza comodo. Marchi AEK con numero di serie e adesivo per la licenza della Magpul. Calcio allungabile, abbattibile. Ok? Il vantaggio di questo calcio è questo: noi possiamo bloccarlo non come il G36, ma semplicemente chiudendolo, grazie a questi gancetti che fanno sì che il calcio non torni più nella sua posizione. Ma con una leggera pressione noi lo apriamo e possiamo trovare la pressione alla misura standard. Paraguancia è più o meno duro, basta una pressione verso il basso e poi alzarlo a vostro piacimento. Idem per richiuderlo, abbassiamo e pressione verso l'alto. Poi per la batteria, alloggiamento batteria viene messo nel paramano. Ok? Noi mettiamo la batteria abbattuta di questo gancetto, la appoggiamo qui dentro, messa in questo senso, noi chiudiamo, controlliamo sempre il gancettino su e arriviamo fino in fondo sopra questi perni per poterlo bloccare con il suo perletto in dotazione. Questo lo infiliamo qui e il nostro fucile, no, scusate, la nostra SG è pronta. Questo è il nostro Masada. Abbiamo anche tacche di mire abbattibili e regolabili. Ok. Allora, cosa possiamo dire di questo fucile? Allora, il fucile viene venduto a circa 220 euro nei migliori negozi di Softail. Non ci sarà la batteria né carica batteria, avremo solo la SG, condividiamo in questo modo. Fucile pesa su circa sui 3,5 kg, un fucile abbastanza stabile, non si può dire molto squilibrato, diciamo che in questa posizione è molto equilibrato, possiamo dire che è molto rigido come fucile, molto. Parliamo di questo qua, è un fucile venduto da un amico di ADSG Marketing su Facebook, per cui è già usato, ed essendo già usato posso dire che non si sente neanche uno scricchiolio. Parti da cambiare, possiamo dire che l'hop up lo consigliano come pezzo da cambiare e controllare l'interno della meccanica, perché come sappiamo il grasso cinese è sempre basilare. Pro e contro del fucile, ma leggermente la lunghezza, ma variabile dal calcio, canna lunga. Per il resto, come pro, contro, a parte il cambio dell'hop up e chi vuole, come farò sempre io, una revisionatina della meccanica e un cambio di qualche pezzo, come pro diciamo che fucile molto stabile, saldo e equilibrato. Slitta molto lunga per poter mettere sia dot che ottiche, che come le chiamano molti mirini ibridi, EOTech e Aimpoint. Fucile molto molto bello. Questa diciamo che potrebbe essere la versione più economica, poi saremo su di prezzo per le altre versioni. Ragazzi, consiglio per acquisto da fare. Fucile veramente bello, tan o nero. Cosa posso dirvi? Bella ragazzi, alla prossima recensione. Seguiteci sul nostro canale, sempre e comunque.